quest'anno abbiamo optato come mese della pirandellica nei ristoranti. Il motivo, lo sappiamo tutti, è il Covid, che non abbiamo potuto fare la nostra annuale festa, dove tanta gente veniva sulla Serlungarina per gustare i piatti con la pirandellica e anche il nostro frutto. Allora ci siamo messi d'accordo con le amministrazioni Pro Loco per ovviare a questo inconveniente e diciamo che a nostra sorpresa abbiamo avuto un grande risultato, perché addirittura 11 ristoranti hanno aderito al nostro progetto. Noi come associazione dei produttori li abbiamo portati per la prima settimana, diciamo, le nostre pere, e quindi anche per, non diciamo obbligarli, ma insomma per dargli un po' l'indirizzo che vengano a comprare le nostre pere, non quelle delle altre regioni. L'amministrazione comunale di Colli al Metauro ha fin da subito sposato l'iniziativa portata avanti dall'Associazione Produttori Pirandellica di Serlungarina e dalla Pro Loco. Infatti colgo l'occasione per ringraziare entrambe le associazioni per questa bellissima iniziativa che durerà tutto il mese dal 13 diciamo, di settembre fino al 13 di ottobre, un mese intero in cui avremo l'opportunità di degustare piatti a base di pirandellica di Serlungarina in 11 locali del nostro territorio che hanno aderito a questa iniziativa. La cosa interessante è che abbiamo fornito queste pere come incentivo a tutti questi ristoratori e devo dire che sono già iniziate quasi una sfida, possiamo dire, tra i ristoratori per creare delle delizie e dei piatti invitanti per tutti gli avventori che vorranno assaggiare il nostro meraviglioso e dolce frutto.